ex presidente del Partito Democratico di Giugliano, tra i primi in città ad aderire al progetto di Liberi e Uguali. Arcangelo Palumbo è adesso candidato per il movimento di Pietro Grasso al collegio uninominale di Giugliano per la Camera dei Deputati. Palumbo si definisce un Davide contro i Golia della politica, ma la sfida, dice, non lo spaventa. La speranza è quella di poter portare in Parlamento le istanze del territorio. La mia scelta prima è stata effettuata dal territorio e poi la direzione nazionale dalla Rosa mandata a Roma hanno scelto il mio nome, è una gratificazione. In più mi candido perché io sono un uomo di sinistra e voglio che in questa città la sinistra riformista e di governo sia presente a questa competizione. Io sono un Davide contro i Golia della politica locale. Il mio partito è il piccolo, è nato da poche ore. E il mio sacrificio politico è di appartenenza alla lista che io rappresenterò e per portare quanto più consenso alla mia persona e alla lista che io rappresento. Sono un uomo del popolo. A me è piaciuto sempre stare in mezzo tra la gente ed vedere di poter risolvere i problemi quotidiani e poi, essendo un ramo più alto il Parlamento, io ho fatto solo sempre il consigliere comunale, di poter apportare in questa zona cose che mancano. Il candidato di Liberi Uguali, padre del consigliere comunale della maggioranza giulianese Agostino, crede in un appoggio politico anche del primo cittadino Antonio Pozziello. Se parliamo politicamente si dovrebbero appoggiare, se parliamo amichevolmente meglio ancora, che ci sono rapporti di amicizia stretta con il primo cittadino e con tanti altri consiglieri che stanno a Giugliano. Però io capisco che ognuno ha un partito o avrà un partito da dare il consenso. Io spero solo nella mia forza, nella mia amici, della mia lista. Vado avanti in modo semplice e tranquillo.